nei sotterranei dell'anfiteatro Flavio, che come abbiamo detto, che come grandezza è il più grande, cioè come grandezza è al terzo posto rispetto agli altri anfiteatri che si trovano in Italia. Il primo è il Colosseo, il secondo è quello di Santa Maria Capua Vetere e poi veniva il Colosseo. Ma attenzione, Pozzuoli non era detentrice solo di questo record, diciamo, ma aveva anche un'altra peculiarità, ossia era uno dei pochissimi, se non l'unico esempio di città dove esistevano due anfiteatri. C'era anche, prima di questo esisteva l'anfiteatro minore, che poi negli anni 20 fu tagliato, stroncato a metà per la costruzione della direttissima Napoli-Roma, l'attuale metropolitana. Se passate sul ponte della metropolitana guardando un po' di qua e un po' di là, vedrete ancora dei reperti che ricordano appunto l'anfiteatro minore, che ma forse ne abbiamo anche qui a Pozzuoli, se vogliamo considerare anche quello di Cuma. Quell'anfiteatro là, che era prima di questo, poiché non poteva contenere tante persone perché la gente era molto, un senatore una volta non riuscì ad entrare a vedere lo spettacolo, per cui andò a Roma, si incazzò come una bestia, dice: ma non so potuto, allora poi facciamo un anfiteatro e costruirono questo qua. Questo, oltre ad avere quel record, ha un record unico, cioè è l'anfiteatro con i sotterranei totalmente integri. Cioè, questo è l'unico esempio al mondo di sotterranei integri. Perché? Perché in effetti dalle botole eccetera eccetera, da queste vie di scorrimento, furono i materiali aduanali, eruzione, coprirono tutto. In pratica questo fino al 1839 era tutto sepolto. Incominciò una serie di portare alla luce l'anfiteatro, però fu negli anni 1947 che si portò completamente alla luce l'intero anfiteatro. Però portandoci ancora un pochettino indietro negli anni, vedete tutte queste colonne, questi capitelli grandissimi che abbiamo qua, questi qua in effetti si trovavano sulla Summa Cavea, in pratica circondavano tutto, c'era una galleria, insomma, tutto l'anfiteatro, perché era diviso in tre sezioni, no? La Ima Cavea, la Media Cavea e la Summa Cavea, dove erano i distinti, il curve A e il curve B, insomma, no, ma in effetti perché giù c'era la nobiltà, coloro che organizzavano i giochi, al centro c'era il popolo, proprio l'Angoffes, proprio... vabbè, non so come lo fare, Jutras, ok? Allora, un altro minuto perché vi devo spiegare. Allora, questo che vedete, dicevo, sono tutti marmi, ma a un certo punto, nei secoli scorsi, l'anfiteatro fu, come tanti altri grandi monumenti archeologici, depredato di tutti i marmi che conteneva, perché l'anfiteatro in effetti era tutto ricoperto di marmi. I marmi furono depredati per farne della calce, e questo è quello che vedete di quello che c'è rimasto, ossia queste colonne, questi capitelli eccetera eccetera. Qua sotto naturalmente c'era un grande via vai, un grande affarsi per quanto facevano gli spettacoli sopra. Questa zona qua veniva coperta da un tavolato di legno, probabilmente da qui uscivano delle scenografie particolari, mentre tutto intorno, quelle gabbie che vedete, là c'è tutto un sistema, un macchinario particolare, venivano poste le belve, i leoni, gli orsi in particolar modo, che ci sono degli altri, avrei dovuto farvi vedere, ma c'è un meccanismo molto semplice. Queste fiere entravano in queste gabbie che poi venivano issate da quelle botole che abbiamo viste sopra. Probabilmente poi c'erano del personale che con delle lance potevano aizzare gli animali, che in pratica saltavano proprio sull'arena facendo un effetto scenografico. Naturalmente sono tutte zone, io conosco pietra, perché sono andato qua, scavalcavamo l'anfiteatro, perché ci scavalcavamo, oggi vi ho offerto io, vabbè, oggi abbiamo i soldi.
mette scavalcavamo, e per cui questo era il nostro luogo di nascondito. Giocavamo a nascondito, non ci trovavano mai, perché qua ci sono delle cose incredibili, ragazzi. Mo che facciamo il giro le vedremo. Volevo dire solo queste altre due cose. Bene, prima di proseguire.